Un minuto con Padre Pio dal giardino del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo per raccontarvi cosa scrisse Padre Pio a Padre Agostino il 10 ottobre del 1915. Padre Agostino gli aveva fatto tre domande precise e ora scopriamo insieme le risposte. È una lettera molto, molto importante questa, che spesso dimentichiamo nella storia di Padre Pio, ma che ci fa capire quello che accadde effettivamente nella sua Pietrelcina a qualche mese, a qualche giorno dalla sua ordinazione sacerdotale. Parliamo del settembre del 1910. La prima vostra domanda è che volete sapere da quando Gesù cominciò a favorire la sua povera creatura delle sue celeste visioni. E se male non vi appongo, queste dovettero incominciare non molto dopo del noviziato, e quindi siamo già nel convento di Sant'Elia a Pianisi nel corso dei suoi studi. La seconda domanda è se l'ha concesso il dono ineffabile delle sue sante stimmate. A ciò deve si rispondersi affermativamente. La prima volta di quando Gesù volle degnarla di questo suo favore, scrive Padre Pio, furono visibili, specie in una mano. E poiché quest'anima a tal fenomeno rimase così esterefatta, pregò il Signore che avesse ritirato questo segno visibile. Quindi parliamo delle stimmate a piana romana. Da allora non apparsero più, scrive il giovane Padre Pio, però scomparse le trafitture. Ecco, Padre Pio parla di trafitture. Non per questo scomparve il dolore acutissimo che si fa sentire specie in qualche circostanza e in determinati giorni. La terza ed ultima domanda che mi fate è che il Signore abbia fatto provare e quante volte la sua coronazione di spine, la sua flagellazione. La risposta anche a quest'altra domanda deve essere pure affermativa. Circa il numero non saprei determinarlo. Solo quello che valgo a dirne sia che quest'anima sono vari anni che ciò pacisce e quasi una volta per settimana. Parvi d'avervi ubbidito, non è vero? Con stima, scrive a Padre Agostino, vi bacio le mani e degnatevi di sempre benedire questo vostro povero figliuolo, Fra Pio.